credo che sia un filmato che ha ricevuto particolare attenzione nei presenti, forse anche qualche emozione, visto che le marche sono state protagonisti al Villaggio di Roma, tutte le sue aziende, anche con le aziende terremotate, un importante momento di solidarietà. Questo è un patrimonio quindi che va difeso attraverso la legalità. E va difeso anche dalla malavita, perché in tempi di crisi, purtroppo la criminalità si è accorta che nel cibo non si può fare a meno, e quindi è un terreno purtroppo di investimento di questi fenomeni malavitosi. Delle minacce al benedetto ci parla la sua relazione Stefano Massini, che è capo area ambiente di Coldiretti. Buongiorno, allora credo che abbiamo ampiamente presentato il tema e stanno a tentare appunto di introdurre con qualche elemento di contesto. Di cosa parliamo quando parliamo di questo straordinario Made in Italy che è stato presentato nel filmato attraverso l'ultimo grande esempio, no, di incontro tra città e campagna? Parliamo di primati. Il primo primato del nostro patrimonio agroalimentare è quello della sicurezza. Vedete queste clessidre che scontano e segnano all'Italia il numero più basso dei residui di prodotti chimici che vengono accertati in esito ai controlli, migliaia di controlli effettuati dal Ministero della Salute attraverso le ASL, che danno conto di questa proporzione, per cui il prodotto italiano più sicuro rispetto alla media del prodotto extraeuropeo, che presenta un residuo 7,5 volte superiore e anche europeo. Ma al di là della sicurezza, quello che a noi interessa sottolineare è il primato della qualità. E possiamo sintetizzare la ricerca della qualità attraverso le denominazioni registrate, i nomi dei prodotti che legano a un territorio. Vedete ancora una volta l'Italia con 295 denominazioni ha il primato in Europa. E perché è importante questo primato? Perché fa riferimento al dato della tutela di un patrimonio che esprime la cultura di un luogo e diventa un patrimonio gastronomico vivo, come ci dice proprio il regolamento europeo, un bene da salvaguardare, anche perché dovremmo anche domandarci da che cosa deriva. E allora possiamo anche intrecciare, no, un filo di riflessione sulle qualità e le caratteristiche anche della biodiversità. Questa è una regione con una grande tradizione olivicola e ricordo che l'Italia è il primato in Europa e diciamo anche nel mondo del registro varietale, vale a dire sul totale delle varietà registrate l'Italia vanta di olivi 651 varietà e soltanto in questa regione sono 36 rispetto alle 4 spagnole, e vedete come le proporzioni, no, di una ricchezza, di una diversità unica assegnano appunto al concetto di qualità come indicatore, come cifra sintetica, no, di una serie di differenze, un primato ineguagliabile. E noi questo primato lo vogliamo difendere soprattutto a livello internazionale. Prima abbiamo sentito i nostri leader politici pro tempore dirci che non possiamo assumerci l'onere di firmare accordi internazionali. Allora non è questa la sede per parlare degli accordi, però molto brevemente sappiamo che a livello internazionale e in qualche iniziativa che siamo anche incontrati per discuterne, l'Europa intende sottoscrivere degli accordi di libero scambio, degli accordi in cui le merci circolano e purtroppo anche i prodotti alimentari senza regole, anzi le regole sono considerate delle barriere distorsive agli scambi, come l'etichettatura. All'interno di scambi aperti risulta diciamo svantaggiata la posizione di quei paesi come l'Italia che appunto vantano maggiore qualità. Denominazioni geografiche, l'Italia adesso è prima,
sono inserite in una lista, ma la lista è selettiva. Cosa vuol dire è selettiva? Prendiamo le marche è un patrimonio straordinario, no? Di denominazioni geografiche. Di questo, ad esempio, l'accordo con il Canada ne tutela soltanto poche. E allora la domanda che no, ci si potrebbe porre, ma dell'oliva ascolana del Piceno, e qual è il criterio per cui noi non dovremmo proteggere nel mercato canadese, nel mercato del Vietnam, in quello di Singapore? Perché si stipula un accordo che deve penalizzare prodotti legati alla nostra tradizione? E questa domanda rimane anzi insoluta, aggiungendo che questo criterio della lista per soltanto alcune denominazioni sono protette, abbiamo visto brevemente, neppure assicura però la piena tutela, anzi, noi abbiamo detto qualcosa di più. E ieri il nostro nuovo presidente ha voluto ribadire in assemblea, non solo non si tutelano tutti i prodotti, ma anche quelli tutelati vengono fatti oggetto di contraffazione. Cioè questi accordi incentivano l'Italian Sounding, e l'Italian Sounding vale il doppio del valore delle nostre esportazioni. Allora è inutile tutelare la mozzarella se poi nel mercato canadese troviamo quella mozzarella di bufala, ma queste sono etichette prese da prodotti normalmente registrati negli scaffali del mercato, o quel pomodoro che chiaramente evoca, no? Una varietà nazionale. E la lista sarebbe lunghissima delle evocazioni, cioè di quello che noi chiamiamo Italian Sounding, che vale appunto l'appropriazione di nomi, di paesaggi, di linguaggi, di testimoni, no? Del nostro paesaggio. Allora diciamo, è tutelato il parmigiano reggiano, certo, ma se poi non riesco a intraprendere delle azioni che portino al sequestro del Parmesan, è inutile che tu tenga nella lista il parmigiano reggiano, e così, no, ad andare avanti. Ma noi interessa, no, più da vicino un focus sul nostro territorio e poi su questa regione. Ora mi sono fatto mandare dall'amico comandante delle divisioni specializzate generali Vincelli dei dati riassuntivi, no, dell'attività di NAS, per ne parlerà il comandante, per dire solo una cosa. Vedete, questi numeri sono ingombranti: 30.000 controlli nel 2017 e oltre 20.000 nel 2018, dato chiaramente ancora parziale. Perché? Perché questo è il paese dove in Europa si controlla di più. E se anche noi ci dovessimo soffermare su un dato che fa riflettere, cioè i controlli dei carabinieri nella ristorazione, vedete, danno conto ad una percentuale elevata, il 46% di non conformità nel 2017 e il parziale del 42% nel 2018, quasi un ristorante su due non è in regola. Ci dovremmo preoccupare? Io dico di no. Dico di no perché? Perché è l'esercizio dei controlli che mette, no, in regola, attraverso la frequenza, la ripetizione, la serietà, un sistema. Questi controlli in Europa non vengono fatti, e dopo cercheremo anche di spiegare perché. Dunque, il fatto che tutti i settori produttivi, no, siano posti sotto controllo ci deve far guardare questo paese, no, attraverso una grande lente di trasparenza. Anche perché, no, di frodi noi abbiamo sempre parlato, quindi ci interessa andare a vedere le cause per poterle piuttosto eliminare. Sarebbe così anche formativo, no? Tornare all'antichità e ricordarci ad esempio che anche i romani realizzavano delle frodi attraverso il commercio del vino che veniva trasportato nelle anfore. E che cosa accadeva? Ad esempio, che un vino importante, ne parla Apicio, no? Di quei volumi di storia, uno dei vini più famosi d'Italia, il Falerno, veniva diciamo, fatto oggetto di numerose contraffazioni, addirittura si modificavano i sigilli nelle anfore, dando conto della provenienza da quel territorio. Oggi al posto delle anfore abbiamo i fusti. Però la frode non cambia,
quella è una fotografia di un sequestro, dentro c'è succo di arancia proveniente dal Brasile, sdoganato in Spagna e trasformato in Italia per far valere l'origine italiana del succo d'arancia. Quindi sostanzialmente sì, abbiamo adesso una fattispecie 517 del codice penale che ci consente, no, di intervenire, ma la sostanza della parola è la stessa, la violazione dell'origine. E perché? Anche qui, no, una vicenda, chi la ricordiamo tutti, il Pina del 19, no? Eravamo nel 1986, ha portato anche poi alla costituzione dell'ispettorato delle persone frode, al rafforzamento poi dell'arma dei carabinieri. Alcuni vini importanti, prodotti dal punto di vista enologico in Piemonte, uve provenienti dalla Puglia, additivate con questo alcol etilico, con questo metanolo, che però è una componente normale in piccole quantità del vino, che ci saranno enologi verissimi, ma in quel caso una direttiva europea aveva detassato questo alcol etilico, per cui era stato aggiunto in grande quantità, non avendo consapevolezza degli effetti sulla sicurezza. Purtroppo sono addirittura decedute alcune persone, è stato il più grave scandalo per l'alimentare, e per cui il basso prezzo, no, dell'alcol etilico aveva portato, che cosa, no, a uno scandalo. E qui c'è proprio scritto, e vale per tutti, sotto certi prezzi si corre il rischio di acquistare i vini di infimo livello, vale per tutti i prodotti. Il prezzo oggi è il discrimine tra ciò che è buono e ciò che è cattivo, non c'è nulla da fare, non si possono fare nei negozi le vendite sotto costo, o sono delle frodi commerciali o c'è qualcosa che non va, andiamo a controllare le vendite sotto costo. E chiaramente dico, oggi ancora il prezzo incentiva le frodi. Voi vedete, anche qui sono materiali, repertorio di attività di sequestro delle forze dell'ordine. La bottiglia più, tra virgolette, lunga è l'originale, quella più corta è quella detto, no, di contraffazione. Lì c'è un buon vino, sulla destra c'è un vino di pessima qualità. A insospettire, forse si vede male nell'etichettatura, le forze dell'ordine in questo caso era proprio l'errore nella dicitura della denominazione, perché c'è scritto denominazione de origine controllata, quindi vuol dire che proprio l'ignoranza, l'incultura, no, di chi ha fatto, ha manipolato l'etichetta, ha insospettito gli organi inquirenti, in questo caso la procura di Siena, indagine dei carabinieri del nucleo tutela di alimentari, che ha portato al sequestro di migliaia di bottiglie. Quindi le frodi sono sempre le stesse, no? Prezzi bassi incentivano la frode. Cosa cambiano? Cambiano le tecnologie. Oggi noi abbiamo wine kits, lo so bene, Massimiliano, chi visita i siti più giovani possono probabilmente acquistare dei kit, no, di polveri magiche di vino che assemblati poi recuperano però il valore evocativo di un nome, in quel caso Chianti, ma ce ne sono molti. In questo caso è difficile perché lo sanno le forze dell'ordine, andare a trovare chi c'è dietro al web, perché le ragioni sono quelle, non le leggo, ma sostanzialmente anche qualora si riesca a individuare chi si nasconde dietro le piattaforme informatiche, difficilmente noi possiamo arrivare sottostanti i canali di produzione, di stoccaggio, perché spesso sono separati dal punto di vista logistico e territoriale, sono collocati in paesi diversi e quindi dispersi in una fitta rete di indirizzi. Cosa cambia ancora? Cambia il profilo del contraffattore. Perché? Perché si unisce, sostanzialmente uso le parole del procuratore di Roma in un'importante indagine, il mondo di sotto e il mondo di sopra.
Il mondo di sotto è fatto quello della manovalanza criminale. Il nostro procuratore racconta delle frodi statistiche che venivano accertate un tempo, quelli che mescolavano l'acqua nel vino, ma quel profilo lì oggi non interessa più, non interessa il mondo di sopra. E cos'è il mondo di sopra? È il mondo dei collettiviani, cioè stimati professionisti che si avvalgono di una vera e propria organizzazione. E qui sono avvocati, commercialisti, tecnologi, insomma non sono più dei semplici furfanti. Però facciamo un esempio che riguarda questa regione. Una triangolazione commerciale nel biologico, questa è anche una regione importante, perché qui c'è anche una protagonista, no? Di produzioni biologiche, e venivano acquistate in... intanto mi ha seguito l'ispettorato della pressione Frodi, venivano acquistate dalla Moldavia, dai paesi dell'Europa dell'Est, quantitativi enormi di prodotti, insomma, cereali, soia, venivano attraverso una società con sede a Malta sdoganati. Perché a Malta? Perché è più facile. Cioè in Italia la serietà delle forze dell'ordine, la capacità di enforcement dell'autorità giudiziaria non è paragonabile a quella di Malta o di altri paesi. Quindi triangolazione con Malta, sdoganamento, le merci diventano europee e tornano, no? Tornano dove? Tornano attraverso appunto una serie fittizia di prestanomi, tornano nei marchi a Pesaro, dove opera un grande multinificio, e tra l'altro io leggevo una recente anche sentenza della Corte di Cassazione che forse del 2016, che forse modifica agli effetti della sanzione un sequestro, conferma la sussistenza indiziaria dei reati ipotizzati. I reati ipotizzati in questo caso sono l'associazione a delinquere, perché si tratta di una rete criminale, no? Una rete criminale che ha portato, pensate, no, a realizzare una frode anche paradossale, cioè la produzione di, in termini di tonnellate di prodotto, superiore alla superficie effettivamente coltivata biologica in Italia. Cioè i dati sono veramente paradossali. Secondo il Ministero dell'Agricoltura moldavo, la superficie disponibile di terreni agricoli destinati all'agricoltura biologica in tutta la Moldavia era pari, negli anni presi a riferimento, a 22.000 ettari e a 28.000 ettari. Le quattro aziende agricole moldave certificate dalla BioZoo SRL da sole avrebbero avuto oltre 43.000 ettari coltivati con produzione biologica, cioè il doppio della superficie ammessa biologica in quel paese. Siamo di fronte a delle situazioni veramente paradossali. E allora noi dobbiamo interrogarci, no, su quello che accade quando incrociamo questi flussi. Io mi domanderei, se fossi una rappresentante istituzionale di questa regione, no, dove vanno a finire, ad esempio, questi sono due grafici che riguardano carne e latte, non so, i 281.000 kg di carne provenienti dall'Olanda o i 158.000 kg di carne provenienti dalla Spagna, i 3 milioni di litri di latte dalla Germania, i 140.000 kg di latte che vengono dalla Gran Bretagna. Se molte delle nostre industrie etichettano come territoriale, come italiano, come locale il prodotto, cioè quelli sono dati voluminosi. Dice, ma no, è troppo generico. Noi non è che siamo un organo di polizia giudiziaria, abbiamo qualità, però un consumatore non trova al supermercato né il prodotto cagliata né gli ingredienti, trova la cagliata. Allora è legittimo forse la domanda che fine fa la cagliata che si importa in questa regione? Questo sono due trimestri, cioè le 13.000 tonnellate di cagliata che vengono distribuite, lavorate nelle Marche, dove vanno? Poi se qualcuno sa rispondere.
nascondere visto che i consumatori non conoscono la effettiva poi destinazione. Noi abbiamo chiesto a chi amministra la salute, perché ci hanno sempre detto tutti i ministri, dice, noi siamo per la trasparenza. Io comincio a dubitare che le istituzioni o alcuni esponenti che rappresentano temporaneamente le istituzioni abbiano a cuore questo obiettivo, perché non siamo ancora stati in grado di avere un dato, tant'è vero che adesso abbiamo deciso di ricorrere all'autorità giudiziaria. Il TAR ci ha dato torto, perché ha detto il TAR, anche qui forse insomma, si potrebbe leggere la decisione, dice sono troppi i controinteressati, cioè gli importatori. Abbiamo fatto una domanda sul latte, siccome qui si dice relativamente agli scambi intra-UE si tratta di 1100-1200 imprese alle quali si devono aggiungere anche quelli che, dai quali si importa fuori dall'Europa, sono troppi e quindi è troppo costoso. La trasparenza non è un costo, la legalità non è un costo, è un valore aggiunto, lo stiamo dicendo per promuovere questa filiera di qualità. Perché che cosa succede se non abbiamo la trasparenza? Succede quello che è successo nell'oro. Voi vi ricordate un anno e mezzo fa questa indagine di una rivista test, un'associazione di consumatori aveva presentato un esposto all'autorità garante della concorrenza sulla pubblicità ingannevole di un numero importante delle principali società che distribuiscono l'olio nel nostro paese. Perché? Perché dei panel test, cioè degli esami di carattere organolettico sensoriale degli oli, avevano mostrato che questi oli non corrispondevano alle caratteristiche dell'extravergine, essendo stati ottenuti dalla frangitura di olive provenienti da altri paesi. L'autorità in effetti ha condannato una serie di soggetti, in questo caso io ho il riferimento della Lidl, ma poi che cosa è accaduto? La Lidl ha fatto ricorso. E qui siamo, a mio avviso, di fronte a un caso di giustizia negata, perché il tribunale sostanzialmente che cosa ha detto? Ha detto, beh, insomma, è troppo difficile definire una sanzione a carico di un soggetto che ha utilizzato una normale diligenza nell'organizzare le fasi del proprio processo produttivo. È chiaro che se noi avessimo avuto però il dato della trasparenza, cioè è vero o no che quella società ha acquistato dall'estero un prodotto e qual è sulla base dell'otto la tracciabilità rispetto all'utilizzo finale? Non basta la diligenza, non basta prestare un esame di controlli, tra l'altro in questo caso una lunga decisione del TAR, realizzati all'estero. Cioè controlli realizzati all'estero ritenuti sufficienti dalla nostra giustizia. Io vado velocemente alle conclusioni, parlando più tanto di rimedi, perché diventa importante per noi, cioè il cuore del lavoro dell'osservatorio, e come le frodi anche i rimedi probabilmente sono gli stessi. Questo è un libricino, vedete la data di pubblicazione, 1884. Se noi andiamo a leggere i rimedi, sono quelli che noi oggi tentiamo di utilizzare. L'ispezione, quello che fanno tutti i giorni le forze dell'ordine, delle fabbriche, dei magazzini, l'istituzione di laboratori d'assaggio in cui le alterazioni e le falsificazioni sono rintracciate con i mezzi gestituri di cui la scienza dispone. Io insisto su questo, perché nel 1884 si diceva che siccome le frodi evolvono, bisogna anche modificare meglio le indagini, credo che sia abbastanza semplice. E poi la minaccia di pene severe ai fraudatori, accelerare, questo bisognerebbe ricordare adesso sulla prescrizione, che già nel 1884 qualcuno lo diceva, accelerare l'azione della giustizia inquirente e punitiva in guisa che il colpevole venga punito con la minore possibile dilazione della pena riesca in tal modo più efficace e solenne. Noi abbiamo fatto tesoro di questi insegnamenti come il procuratore Caselli, io non parlo di questa riforma, ne abbiamo parlato troppe volte, ci hanno promesso, che parlerà il procuratore, di portarla a casa.
perché potrebbe anche essere un testo imperfetto, tra virgolette. In effetti alcuni soggetti hanno fortemente criticato questo testo. Tre, no, nella semplificazione del ragionamento, qualcuno ha detto: ma voi avete distinto la grande distribuzione rispetto al piccolo dettagliato. Certo, ci sembra logico che uno che vende una scatoletta di tonno sia diciamo, oggetto di un accertamento diverso rispetto ad una grande distribuzione che avrebbe le forme di controllo interno, eccetera. E l'altro tema rilevante, meriterebbe appunto una più lunga analisi, cioè la possibilità di disporre di metodi di prova adeguati. Spesso i metodi di prova adeguati non sono quelli ufficiali, proprio perché, come nello sport, il doping anticipa la possibilità, no, di avere a disposizione mezzi di contrasto. Per cui abbiamo chiesto la previsione di metodi non ufficiali nella disponibilità dell'autorità giudiziaria per poter evitare questi accertamenti, e su questo si è aperto uno scontro fortissimo. Il procuratore lo vorrà ricordare. Poi abbiamo anche detto: accanto agli elementi non sicuri e a quelli inadatti al consumo umano, e noi dobbiamo tenere conto anche di quelli pregiudizievoli per la salute, cioè quando la scienza comincia a verificare che ci sono dei prodotti che non hanno tutte le caratteristiche di sicurezza. Io faccio spesso il caso dell'amianto. L'amianto, purtroppo, la scienza aveva cominciato a dire che faceva male alla salute, però l'amianto è rimasto nelle fabbriche e gli operai hanno contratto le malattie. Allora non vorremmo che la scienza cominciasse in modo indiziario a dirci che qualche alimento, perché magari contiene il glifosato, che è utilizzato all'estero per essiccare il grano, e non lo è magari, no, in Italia, in questa regione, che possono essere messi sotto osservazione proporzionalmente. Anche su questo si è scatenata una polemica. Però concludo veramente, perché il lavoro da fare è immenso. Noi abbiamo una risorsa, però, e la risorsa, cito questo documento di lotta alla contraffazione che il procuratore Caselli ha firmato insieme ad altre sigle importanti, rete più ampie, in occasione della settimana della moda a Firenze la scorsa estate. Perché? Perché fa riferimento alla formazione e all'educazione di fuoco. Io credo che questa sia una grande arma, forse la più importante, la cultura della conoscenza, conoscere ciò che è vero e ciò che è falso, le nuove fake news. E mi sono convinto soprattutto di questo leggendo l'ultimo rapporto di Libera, che fa riferimento alle mafie, perché queste sono le agromafie, sono le mafie del futuro, quelle che colpiscono i cittadini, non con violenza, ma sempre con l'intimidazione, con l'omertà, con la mancanza di trasparenza, in modo organizzato, in un contesto imprenditoriale, con delle figure di professionisti, no, che si inseriscono come nel concorso esterno dell'associazione mafiosa in queste situazioni. Nella introduzione di questo ottimo libricino, questo rapporto di Libera, Nando Dalla Chieta cita proprio il riferimento alla conoscenza da intendere come forza produttiva nello sviluppo di un'adeguata coscienza civile. Allora credo che proprio di iniziative come queste si possa nascere questa nuova forza produttiva in grado di accompagnare la filiera agricola italiana in questo sforzo di distinguersi e di tutelare il